Empoli cambiato per 4 undicesimi rispetto ad Ancona, Coralli titolare, Semenzato per Del Prete l'unica novità nel Frosinone, l'arbitro è De Marco. Passano soltanto 8 minuti, splendida combinazione dell'Empoli, Eder, Vannucchi, Eder, Coralli, Eder che vede solo Marianini, è scoperto il Frosinone nel settore difensivo di sinistra e viene punito dal centrocampista dell'Empoli, secca la conclusione, qui non irreprensibile siciliano perché prende gol dal lato che meglio doveva proteggere. Poi velo di Khalil Santoruvo, si procura lo spazio per la conclusione, Mancina che è però imprecisa. Cross di basso deviato, lascia un po' desiderare la respinta di Bassi, ma non ne approfitta Khalil nel suo tentativo in pallonetto. Poi Musacci, minuto 19, velo di Eder, Coralli in posizione regolare, mette giù il portiere avversario con una finta e firma il secondo gol dell'Empoli, davvero una rete siglata con freddezza, notevole qualità in questa conclusione e è notte fonda già per il Frosinone che non riesce a reagire. L'Empoli con Marianini che prova ancora a sfondare a mano aperta l'opposizione di Sicignano. Poi punizione di Vannucchi, incertezza da parte di Scarlato, grande chance per Angella e prodigioso il salvataggio in corner di Bocchetti. Antonazzo, peraltro un ex, in modo insistito cerca la soddisfazione personale del gol, si oppone Sicignano. All'inizio della ripresa Bucher per Biso, poi nel Frosinone Aurelio per Basso e Mazzeo per Semenzato, nell'Empoli Fabbrini per Coralli, Gulan per Valdifiori e Saudati per Eder. Dell'Empoli le migliori occasioni nella ripresa, la prima con Fabbrini, deviazione in corner di Sicignano e poi Vannucchi lanciato da Saudati, cerca di superare Sicignano che invece reagisce bene all'altezza del primo palo. A puro titolo indicativo di quello che è stato l'atteggiamento del Frosinone nella ripresa, la sua tra virgolette pericolosità, abbiamo messo nel montaggio questo tiro di Bascia. Dunque vince l'Empoli nettamente, possiamo staccare con le immagini, un successo strameritato quello dell'Empoli, partenza incisiva e poi match controllato con sorprendente facilità. Finisce l'imbattibilità stagionale del Frosinone, in sostanza oggi non pervenuto al Castellani, distratto in difesa, senza velocità sulle fasce e privo anche di adeguata reazione agonistica. Positivo a nostro avviso l'arbitraggio di De Marco, la linea può tornare a Mattioli. Grazie a Gianni Cerquetti, De Marco 6,5 che va a completare questa giornata, ripeto ancora positiva, per i fischietti del campionato cadetto. Finita la favola Frosinone, forse no, ma certamente mi viene in mente una battuta tua, mi pare, di Mazzone nei confronti di Moriero. La possiamo sì. dire? Vabbè no. Preferisco sorvolare. Traducendola, beh, perché? Volendola interpretare. Certo. Quando si sale di categoria e soprattutto si arriva a livelli di Serie A, di Serie B, e io ne sono il testimone vivente di questo discorso perché sono partito dagli amatori e sono arrivato fino in Serie A allenando in tutte le categorie, più si sale e più si trova qualità in tutti i settori, certo. Soprattutto negli allenatori. Quindi non sarà sempre così facile poter vincere e andare a vincere facilmente su tutti i campi. Troverai degli allenatori molto preparati che ti prenderanno inevitabilmente le contromosse e questo credo che sia stato il problema del Frosinone. Monotematico, unico tema, l'avversario l'ha capito, l'ha interpretato e quindi ti ha chiuso tutte le possibilità di poter giocare. Quanto Empoli oggi... Mi fai dare una battuta sul campo? Quello ti volevo chiedere, ha dimenticato di seminare di qua. In Marcello Giardiniere evidentemente questa settimana era un po' distratto. Perché... la stessa domanda di prima... Quanto Empoli, quanto tanto Empoli, quanto poco Frosinone, in questo caso, e se il Frosinone può continuare nella sua avventura? Il Frosinone può continuare a sperare, ma non esaltiamoci più di tanto, ecco, voglio dire, che non puntasse al... Certo. Una raccomandazione, io credo alla promozione. Una grandissima intervista l'ha fatta il presidente Stirpe nel dire questi grande personaggio. Questi sono punti molto importanti per il nostro futuro. Che serviranno poi per una classifica. È quello che volevo dire io. Consono a noi. E invece tanto Empoli, ma non è una sorpresa. È tutto fiore in cascina, diciamo così. Io credo che dell'Empoli però adesso... è il primo giorno dell'Empoli da Empoli. Sì, è vero. Io credo che in questo Empoli, in questo momento, sia opportuno e fondamentale poter mantenere Vannucchi a questi livelli. Sì. Se Vannucchi troverà questa continuità, allora... Empoli 9 punti, non sta andando benissimo. Andiamo a Torino.